Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, oggi la Chiesa celebra la seconda domenica di Pasqua, detta anche domenica in albis, e per volontà di San Giovanni Paolo II, che ha esaudito i desideri di nostro Signore, fatti per venire alla Chiesa attraverso una delle sue sante figlie, cioè Santa Faustina Kowalska, oggi è anche la festa, penso, spero che qualcuno di voi lo sappia, della Divina Misericordia. Quindi sono tutte queste cose che la Chiesa ci pone dinanzi perché possiamo penetrare nella gioia di questa domenica, anche dell'ottava di Pasqua. Come accennavo in qualcuno dei primi di Pasqua, questa domenica si chiama in albis perché anticamente, quando venivano battezzati gli adulti, la notte di Pasqua, indossavano, avete visto nei battesimi dei bambini, dopo il battesimo si mette la vestina bianca, una veste bianca che portavano per tutta la settimana, per tutta la cosiddetta ottava di Pasqua, e nella celebrazione della domenica dopo Pasqua deponevano le vesti, albis in latino significa bianche, quindi queste vesti bianche se le toglievano, ecco, a simboleggiare la dignità battesimale, quindi la giustificazione operata attraverso il sacramento del battesimo con la remissione dei peccati e il dono della grazia santificante. Quindi questo è il primo elemento e, diciamo, l'emblema di questa prima significazione di questa domenica è l'episodio di San Tommaso. San Tommaso, poverino, San Tommaso è stato un grande apostolo, è morto martire in India, ha fatto una fine orrenda, quindi, però purtroppo gli è capitata questa disgrazia di essere ricordato nel corso della storia come colui che non ha creduto. Sapete che San Tommaso ci fa sempre un pochino di sana e santa tenerezza, perché tutti quanti penso che lo comprendiamo un po', e l'esperienza di San Tommaso ci invita anche a farci una domanda: ma io ci credo veramente che Gesù Cristo è mio Signore, mio Dio? Signore in latino è Dominus, il padrone di tutto, ed è veramente, come diciamo nel credo, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Sapete che questa espressione, i parroci che mi hanno preceduto sicuramente una sessantina, settantina d'anni fa, non di più, sicuramente insegnavano ai fedeli, poi lo insegno pure io, anche se è passato qualche anno, quando il sacerdote alza l'ostia alla elevazione dopo la consacrazione, è cosa molto meritoria ripetere questa frase di San Tommaso, proprio mio Signore, mio Dio, come atto di fede. Dovete sapere che questa piccola giaculatoria, se uno apre il nuovo inquirino dell'indulgenza, ogni volta che si ripete c'è l'indulgenza parziale, in particolare quando è detta per esprimere la nostra fede nella presenza di Gesù nell'Eucaristia. Io lo dico, è una delle cose che dico durante l'elevazione, ce ne sono molte altre che non ve le dico, ma questa la dico perché è una cosa pubblica, no? Quindi si alza l'ostia, tu vedi un'ostia, ma la fede ti dice senza nessun dubbio che lì è presente il Signore vivo e vero, quindi mio Signore e mio Dio. La gioia di questi giorni è che attraverso la risurrezione noi abbiamo veramente, come dire, il segno e la prova suprema del fatto che Dio veramente si è fatto uno di noi, veramente ci ha redenti con la sua morte, veramente ci ha ridato la sua vita con la risurrezione. Se si leggono le omilie dei primi padri della Chiesa, cioè loro insistevano su questa parola, veramente, 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 realmente, 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 cioè non è una favola, anche se è un evento strabiliante, perché voi capite, cioè, siamo tutti bravi a puntare in San Tommaso, no? Ma cioè, voi immaginatevi la scena, perché Gesù la sera stessa di Pasqua, adesso vedremo, appare a porte chiuse, capite? A porte chiuse, non è che c'erano le finestre, perché un corpo glorificato, questo ce lo dice la teologia, può passare i muri, pur essendo un corpo che si tocca. Vuol dire, come fa? Ecco, se lo sapessi cosa fa, saremmo capaci di essere Dio. Non lo sappiamo come si fa, ma si fa, perché Gesù trova là dentro a porte chiuse. È solo che chi non c'era, immaginiamo che fosse successo a noi, ci avremmo creduto se qualcuno ce l'avesse raccontato. È un po' difficile, nonostante che Gesù l'avesse detto quando era vivo, guardate che io devo andare a Gerusalemme, devo morire e poi al terzo giorno risusciterò. Però, capito, un conto è dirlo, cioè quando uno ha una bella esperienza di Dio, io spero che voi la facciate, le belle esperienze di fede, sapete quando accadono? Quando tu, per una cosa che vivi,
Cioè, perché noi siamo più o meno abituati, siamo nati in Italia, siamo stati battezzati, poi domani staranno bene con gli uni, la cresima, c'è sempre stato il parroco, sentiamo le campane che suonano. Sì, è vero che oggi la società si è degradata, però siamo sempre in Italia, quindi non stiamo in un posto, capito? Quindi più o meno uno le cose, qualche cosa la sa su Gesù Cristo, sulla fede, sulla Chiesa. Quando tu fai un'esperienza di fede forte, allora c'è proprio questa cosa, mamma, qua è tutto vero, qua non si scherza, non sono formulette imparate al catechismo, cioè percepisci la verità profonda, ecco, ed è per questo che poi uno cambia vita, si converte, fa tante altre cose, perché è un qualche cosa che diventa parte di se stessi, ecco, e questo noi dobbiamo tanto pregare al Signore, se non l'abbiamo vissuto, che ce lo faccia vivere, ecco, quindi questo per quanto riguarda la mia parte. Veniamo alla festa della Divina Misericordia. Perché è la festa della Divina Misericordia oggi? Anzitutto perché Gesù la sera di Pasqua ha istituito il sacramento della confessione. Giovedì Santo, l'ultima cena, istituito l'Eucaristia. Ecco, però, dice, chi l'ha detto che mi devo confessare a un prete? Sapete quanta gente dice che mi devo confessare? E chi l'ha detto che io devo andare a raccontare tutti gli affari miei a un prete? Chi l'ha detto? Rileggiamo insieme il versetto. Gesù appare agli apostoli e dice a loro: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo, attenzione, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Finito il Vangelo, io ho detto: parola del Signore, voi avete risposto, lode a te Cristo. Quindi queste non sono parole di un uomo, non è che se l'ha inventato il Papa, o perché i preti vi interessano gli affari vostri. Guardate, se io potessi fare a meno di confessare, ne farei molto volentieri a meno, ho detto proprio fra me e voi, perché è una responsabilità grandissima amministrare questo sacramento, con tutti gli obblighi. Voi sapete che un prete, tanto per farvi capire, per questo che serve meglio un prete, finita la confessione deve dimenticare quello che ha sentito, cioè non può neanche ripensarci fuori della confessione, capite? Non solo che non può dire niente a nessuno, né può andare a dire se è venuto a confessare tizio Caio, se una persona viene a dire che si è venuto a confessare, scusate se dico un nome reale, Francesca, io dico non lo so, e non è una bugia, perché io non lo so. Perché tutto quello che avviene lì lo sappiamo io e Gesù Cristo, e basta, e lo sappiamo fino a quando dura il sacramento. Finito il sacramento è tutto finito, capite quanto è blindata anche la sicurezza, no? Dei fedeli, dici, tu non è che per raccontare gli affari di un prete che non esce di sbandiere 420, faccio quello che risate, no? Le confessioni dei bambini prima della comunione, una volta uno si presenta e fa: io mi confesso, ma mica poi canti tutta mamma. Io dico, non dico niente, non ti preoccupare, se così, no? Quindi confessare è una grande, ti assicuro, io mi chiedevo sempre quando stavo dall'altra parte, di quando ci diventano prete, tutte le sentire confessioni, cioè, ma che sarà sta a sentire confessioni? Come sarà stare dall'altra parte? Ah, io preferisco 100.000 volte confessarmi piuttosto che ascoltare le confessioni, perché è una grande responsabilità, quindi non è che un prete si diverte, anzi, capito? Cioè delle volte veramente capitano delle situazioni veramente drammatiche dove vedi proprio il potere del male come distrugge le vite. Certo, poi è bello vedere che una persona si libera e risorge col sacramento della confessione, no? Però noi non possiamo dire io mi confesso col Padre Eterno, non lo possiamo dire perché vai direttamente contro la volontà di Gesù, è Gesù che ha voluto fare così, capite? Così come la messa esiste, mica la messa esiste perché il Papa vuole che sia la messa, o perché io voglio solo la messa esiste perché Gesù l'ultima cena ha detto fate questo in memoria di me, punto e basta, ha dato un ordine perentorio, capite? Per cui uno che dice io della messa posso farne a meno, voi sapete la nostra coscienza è sempre libera, la tua volontà è libera, ma tu stai andando contro una cosa che ha voluto esplicitamente il nostro Signore facendo un miracolo, capite? Per questo che è importante il sacramento della confessione. Che cos'è il sacramento della confessione? Il sacramento della confessione, come sapete, è il sacramento della misericordia. Che cos'è la misericordia? La misericordia è quell'aspetto particolare dell'amore di Dio che si fa compassione verso quella più grande miseria che
esiste nell'essere umano, che è il peccato. Voi sapete che misericordia e miseria è la stessa cosa, no? C'è la stessa radice. Allora, chi è il peccatore? Noi a volte vediamo un peccatore e dice, ci vengono i nervi, dice, ma magari gli mandiamo pure gli accidenti che si devono mannare, no? Dice, forza morire, l'erba cattiva non muore mai, tutte queste cose qui, no? Quando vediamo qualcuno che fa del male, ci vengono i 5 minuti e ci vengono i nervi. Dio non è così, perché il peccatore, anche se fa tanto male, anche se fa tanti danni, in primis è la persona più infelice che esista al mondo, perché il male che fa, prima che fare male agli altri, e a volte di male agli altri ne fa tanto, fa un male, cioè non ce lo possiamo neanche lontanamente immaginare, a se stesso. Cioè, fare un peccato, se noi lo potessimo vedere, ma non diremmo manco una bugia per scherzo, e chi l'ha visto non la dice. Io racconto sempre una storia, non vi racconto questa storia per farvi mettere paura, però a volte le esperienze dei santi canonizzati dalla Chiesa ci aiutano un po', no? Santa Caterina da Genova, una grande santa mistica del nord Italia, appunto di Genova, una volta nostro Signore gli fece vedere un mostro così brutto, così orribile, che lei l'ha visto in qualche secondo e non ha dormito per 2 o 3 notti consecutive, per quanto si era terrorizzata. Dopodiché gli appare, dopo aver ricevuto il nostro Signore, dice, sai chi era quel mostro? Sai che ti ho fatto vedere attraverso quel mostro? Non vuoi mandarmi storta la domenica? Però per farmi capire, quello era una bugia di scusa. Una bugia di scusa è, nella tua anima, produce un male molto più brutto di quel mostro che hai detto. È una bugia di scusa, come tutti sapete dal catechismo, è il classico peccato veniale. Non si va all'inferno per una bugia di scusa, ma è un peccato, siamo purgatori. Però, essendo un peccato, quindi una cosa che si discosta dal bene oggettivo, quando a Padre Pio andavano a confessare le bugie di scusa, dicevano, padre, ho detto una bugia di scusa, non fa niente, tanto non fa male a nessuno. Agli altri no, ma a te? Agli altri non fa del male, quindi non è che tu hai calunniato qualcuno, hai messo nei guai qualcuno, hai fatto una maldicenza falsa, ma a te? Tanto attento, pure se è peccato veniale. Allora, il peccatore agli occhi di Dio è la persona più miserabile che esiste al mondo, e la cosa peggiore è che il peccatore non sa di essere tale, non ammette di essere tale, non gli passa manco per l'anticamera del cervello che lui, facendo tutti i peccati che fa, si distrugge proprio il profondo dell'essere, rende la vita un veleno a sé e al prossimo, oltre a dare a Dio il più grande dolore che si possa dare. Perché Dio, quando vede un suo figlio che pecca, lo vede andare alla rovina. Cioè, immaginate, molti di voi sono sposati e hanno figli, no? Se tu sapessi che tuo figlio si fa l'eroina, le siringhe, d'accordo? Che te lo vedi tornare a casa in crisi d'astinenza, con la bava dalla bocca, così, ma cioè, come stai? Stai male? Soffri? D'accordo? Perché soffri? Soffri perché quel povero figlio ti sta rovinando la vita? Ma guardate che Dio è così. Quando noi diciamo perché peccando ho meritato i tuoi destini, molto di più perché ho offeso te. Qual è l'offesa data a Dio col peccato? Tu fai vedere a Dio la bellezza che sei rovinata dal peccato e costringi Dio, tra virgolette, a vedere te, che lui vorrebbe che tu fossi felice, in comunione con lui, in pace con tutti, nella gioia, avvelenato, triste, angosciato, e tutte le altre cose. Tutte queste cose vengono soltanto dal peccato. Allora, la cosa più importante, questo è proprio un punto fondamentale della nostra fede, cioè la grande conversione in noi avviene quando si riscopre il senso del peccato, ma non per farsi venire angoscia. Quanti peccati ho fatto, come all'inferno? No, perché hai visto come si dice, se lo conosci il male, lo eviti. Qualunque cosa è successa, tu vai al confessionale con il pentimento sincero, i peccati ti vengono rimessi tutti quanti, fare un po' di penitenza per riparare i danni che i peccati hanno fatto, e ti viene l'idea di ripetere la veste bianca, la vita nuova. Però per il futuro sicuramente non andrai a produrre tutta questa fabbrica immensa di mostruosità, di male, di letame. Il peccato è questo, che anche se tu non te ne accorgi, distruggi e avvelena la vita tua, di chi ti sta intorno. Questa è la festa di oggi.
cioè perché questo avvenisse, Gesù è morto in croce, capito? Noi guardando retrospettivamente gli eventi della settimana santa, dobbiamo sempre chiederci, ma in croce che ci è andato a fare nostro Signore? Morendo di quella morte orrenda da cui è risorto vittorioso. È morto, ci dice lapidariamente San Paolo, per i nostri peccati ed è risorto per la nostra giustificazione. Quindi, contemplando le piaghe di Cristo crocifisso, capiamo quanto male fa il peccato e quanto è questa l'unica causa della nostra infelicità. Quindi, nessuna mai dubbio sulla divina misericordia riguardo una persona prende coscienza di un peccato, ne sente dolore, dice: Signore, non voglio più, ci credo che questa è la fine della mia vita, quindi aiutami a non farne più, e va a confessionare, stia tranquillo, non dubitate mai della divina misericordia, che è sempre pronta a scendere su chi chiede umilmente perdono. Dov'è che non scende la divina misericordia? Attenzione, e poi vediamo. Dov'è che non scende? Su chi non riconosce il peccato come tale, su chi non è umile di chiedere perdono e su chi non ha nessuna intenzione di lasciarlo. Se succedono di queste tre cose, la divina misericordia non passa. E come disse Gesù a Santa Faustina, dice: purtroppo, se gli uomini fanno così, quindi che non aprono il cuore a questo mare di amore che ho per loro per accogliere le misericordie, poi mi tocca aprire con turbottia, purtroppo, la porta della mia giustizia, che non la apro quasi mai, e la apro solo se costretto e controvoglia, ma se l'uomo non mi dà l'alternativa, non ho altro da fare. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti ad essere sempre aperti alla misericordia del Signore, e ringraziamolo anche per tutto quello che ci ha donato attraverso questo suo primo e principale attributo. Ricordiamo sempre che nella fede cattolica mai nulla è perduto, c'è sempre speranza e fino all'ultimo istante le cose possono sempre cambiare. Nessuno è automaticamente condannato all'inferno. All'inferno ci va, come ci ha ricordato di recente pure il Papa, chi fino alla fine dice di no a questa misericordia e anche il punto di morte lo fa, e allora poi veramente si auto infligge la propria sentenza di condanna, che Gesù non vuole e per la quale al mondo offre misericordia. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.